È il giorno di Antonio Conte al Napoli. Dopo la prima cena con De Laurentiis e Manna, sono attesi gli annunci ufficiali. Tutti gli aggiornamenti. È iniziata la nuova avventura a Napoli di Antonio Conte. Ieri sera il tecnico ha cenato col presidente De Laurentiis e il DS Manna, con l'ufficialità attesa per la giornata di oggi. Quella di oggi, salvo sorprese, sarà quindi la giornata di Antonio Conte al Napoli. Il primo incontro con De Laurentiis e Manna è avvenuto nel pomeriggio, poi la cena insieme a Roma. Nelle prossime ore attesa la firma prima dell'annuncio ufficiale. Tutti gli aggiornamenti su calciomercato.it. Live. 15:05 giugno. Napoli. Domani blitz a Castelvolturno dello staff di Conte. Dovrebbe esserci domani la prima presa di contatto tra lo staff di Antonio Conte e il centro sportivo di Castelvolturno dove si allena il Napoli, il Bills vedrà protagonisti, con ogni probabilità, anche Lele Oriali e Gianluca Conte. Non ci sarà il nuovo tecnico degli azzurri che tornerà in città soltanto per la presentazione ufficiale. 14:49:05 giugno. Napoli. De Laurentiis lascia la Filmauro. Dopo aver annunciato l'arrivo di Conte sulla panchina del Napoli in mattinata, Aurelio De Laurentiis ha lasciato gli uffici della Filmauro poco prima delle 15. Nessuna dichiarazione da parte del presidente dei partenopei. 14:10:05 giugno. Conte. Ritorno subito a Torino. Rinviata la presentazione. Antonio Conte farà subito ritorno a Torino. Niente presentazione e niente visita alle strutture di Castelvolturno. La presentazione ufficiale avverrà la prossima settimana. 12:12:05 giugno. Il comunicato ufficiale del Napoli. SSC Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l'incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli, afferma il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa, farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale, ha affermato Antonio Conte. 11:51:05 giugno. Ora è ufficiale, il Napoli annuncia Conte. È arrivato il consueto tweet del presidente De Laurentiis. 11:30:05 giugno. Conte, il primo annuncio social del Napoli. Ecco il primo annuncio pubblicato sui canali social del club. L'ufficialità è ormai imminente. 10:39:05 giugno. Conte Napoli. Annuncio ufficiale in arrivo. Atteso nelle prossime ore l'annuncio ufficiale del Napoli. L'allenatore firmerà un triennale da circa 8 milioni netti a stagione bonus inclusi. 9:48:05 giugno. Zaniolo pallino di Manna. In attesa di Conte, le ultime di 900. It. Nicolò Zaniolo tra il Villarreal e il ritorno in Serie A, pallino di Manna, in attesa di Conte, 900, it.